più salario, più diritti, più tutele e più occupazione. Il nuovo contratto dei bancari ha decisamente un cuore rosso. Ecco i punti principali. Per governare le trasformazioni si rilancia lo strumento della cabina di regia per contrattare i cambiamenti. Più formazione retribuita per dare alle persone gli strumenti necessari per affrontare il cambiamento. Guardiamo al futuro del settore, introducendo la staffetta generazionale per aumentare l'occupazione. In più, premialità aggiuntive per coloro che assumono nel mezzogiorno e nelle zone disagiate, per contrastare la desertificazione. Nelle imprese e nei gruppi si potrà insieme valutare di adottare forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori. L'accordo del 2017 sulle politiche commerciali e l'organizzazione del lavoro entra a pieno titolo nel contratto. Si attiva la Commissione per la sicurezza per affrontare anche il rischio stress lavoro correlato. Anche la dichiarazione congiunta del 2019 su molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro entra nel contratto. Sulla mobilità territoriale abbiamo sconfitto il tentativo di API di introdurre una deregolazione. Per coloro che sono affetti da disabilità grave, viene ampliata la durata del periodo in cui è possibile assentarsi per malattia o per infortunio. Viene riconosciuto il pagamento al 100% dell'indennità per la gravidanza a rischio. Lo volevamo e lo abbiamo ottenuto. Riduciamo l'orario di lavoro a parità di salario. È stata accolta la nostra richiesta di un aumento di 435 euro lordi per il livello medio. Andiamo oltre l'inflazione, riconoscendo la redditività di settore. Dopo un'attesa che parte dal 2012, si torna finalmente ai criteri ordinari di calcolo del trattamento di fine rapporto. C'è un cuore rosso in questo contratto.